Oggi ho 48 anni. Cominciai ad avere i primi sintomi a 23, anche se allora non sapevo che la mia neurite ottica fosse dovuta alla sclerosi multipla. Lo capii solo 3 anni dopo. Improvvisamente fui portato a riflettere su cose alle quali sarei tornato più volte nel corso della vita. La prima è che, una volta presa conoscenza di avere una malattia cronico-degenerativa, non avrei più potuto far finta di niente. La seconda certezza era che amavo la vita, non che non continui ad amarla, ma a 23 anni la vita sembra più che mai una scatola piena di tesori da scoprire. Sapevo che probabilmente avrei avuto ancora molti anni davanti, quindi dovevo trovare la maniera di viverli nel migliore dei modi.